Ciao, sono Davide. Allora oggi prepariamo il maiale in agrodolce. Allora, in realtà sono bocconcini di maiale in agrodolce. È una ricetta famosissima, è un po' interpretata alla mia maniera, quindi magari ci sono tante varianti. Questa qua è la mia preparazione. Allora, io comincerei con l'ingrediente principale che è il maiale, naturalmente. Per quanto riguarda gli ingredienti, ve li scrivo, ve li metto in descrizione, così non vi sbagliate, sono scritti per filo e per segno e tutte le dosi. Allora, potete scegliere fra il prosciutto di maiale, la coppa di maiale o la lonza di maiale. Io oggi ho scelto la lonza di maiale che andrò a fare a bocconcini. All'incirca faremo due porzioni, quindi ne farò 3,5-4. Faccio delle fettine di queste dimensioni per poi andarlo a dividere in bocconcini. Ecco qua. Direi che sia più che sufficiente, anzi anche abbondante. Io vado ad eliminare sotto quella pellicina che trovate sotto la lonza, perché tende un pochettino a tirare, cioè nel senso che potrebbe risultare durina. Nelle fettine potrebbero arricciarsi. Qua invece, essendo un po' a dadini, se c'è un po' di grassino glielo potete lasciare, perché a me piace un pochettino di grassino nel maiale in agrodolce. Però la pellicina io gliela vado a tirar via perché è meglio. Ecco. Allora, facciamo dei bocconcini di questa dimensione, quindi più o meno dividete la fettina a metà, proprio così, guardate, a metà, e poi dopo fate dei pezzettini così, non tanto grandi perché dovremo andarlo a friggere e dopo potrebbe. Io dico potrebbe rimanere crudo un pochettino all'interno, visto che comunque io lo preparo in pastella e non panato come fanno in molti. Allora. Ecco fatto. Allora, una volta fatti i dadini, prendiamo una ciotola e ne mettiamo dentro. Andiamo a fare una piccola marinata, dovrà stare 10 minuti un pochettino in marinata. Allora, io ho l'aceto di riso, ma potete utilizzare anche l'aceto di mele o anche l'aceto bianco, che va bene lo stesso. Questo qui è leggermente un pochino più delicato, ce l'ho, lo utilizzo. Allora, non tantissimo, vado a mettercene due cucchiai, uno e due. Naturalmente non può mancare la salsa di soia, anche questo qua andrò a metterne un paio di cucchiai, così, sale, a me non tutti ce lo mettono, io ce lo metto, a me piace un pochettino agliato, quindi vado a metterci, c'ho due spicchiettini d'aglio non tanto grandi. Vado a schiacciarceli dentro, proprio non tantissimo. Ecco, così. Bene, una bella mescolata, in maniera che la carne venga a contatto con tutti gli ingredienti. Ecco. Boh. 10 minuti in frigo sono più che sufficienti. Intanto che la carne è marinatura, andiamo a preparare la pastellina. Io faccio una pastellina e ci metto dentro. Allora, prendo un setaccio, perché la farina vuole setacciata. Questi qua sono circa 60 grammi di farina, non tanta roba per il quantitativo di carne che vado a utilizzare. E poi ho la fecola di patate. Ce ne vado a mettere. Due cucchiai e mezzo, il resto mi servirà per addensare la salsa.
Comunque non vi preoccupate perché vi metto poi i pesi. Allora andiamo a setacciarla. Perfetto. Allora la setaccio perché così non farà grumi. Prendo il mio ovetto, un ovetto è sufficiente, sbattuto, lo vado a mettere dentro alla farina, alla fecola. Mi servirà un cucchiaio d'olio, questo qua è olio di semi, di girasole. Perfetto. E un pochettino d'acqua. Questa qua la aggiungete pian pianino, man mano che andrete a mescolare, vedete la consistenza della pastellina. Aggiungo un pizzico di sale. Non esagerate tanto con il sale perché c'è parecchia salsa di soia che è abbastanza saporita. Ok, la consistenza è questa qua. Dovete ottenere una consistenza così. Bene, adesso io questa qua la metto in frigo, la faccio raffreddare un po'. Intanto vado avanti con la preparazione delle verdure. Allora, le verdure che poi sono due, 2/3. Allora, mi preparo un peperone. Allora, ci vorrebbe mezzo peperone verde e mezzo peperone rosso. Però il verde non ce l'avevo, vado con un peperone rosso e va bene lo stesso. Però sappiate che nel piatto il peperone verde sarebbe meglio. È più colorato, insomma, dà un pochino più colore al piatto. Allora, anche questo qua lo vado a tagliare non a pezzettini ma a pezzettoni, così, guardate, così, in questa maniera. La dimensione deve essere questa qua, poi dopo va anche un po' a vostro gusto, ecco. Perfetto. Cipolla, io ne utilizzerò metà, perché questa qua è anche bella grossa, quindi vado con mezza cipolla, è sufficiente. E questa qui non vuole tagliata a fettine, ma a pezzettoni. Ecco, adesso non esagerati, i pezzi più grossi magari tagliateli in due. Adesso mi li metto un attimo nella ciotola e vado a preparare l'ananas, perché come voi sapete nella ricetta del maiale in agrodolce c'è anche l'ananas. Adesso io ho preso un ananas intero, perché poi dopo lo andrò a mangiare io, non servirà tutto, basterà proprio qualche fettina. Voilà. Ecco, queste qua sono più che sufficienti. Allora, controllo che non ci siano pezzettini di buccia rimasti, se ci sono li andiamo a tirare via. Va bene, e con questo abbiamo concluso la preparazione delle verdure. Allora, passiamo alla frittura, dei bocconcini. Allora, hanno marinato, adesso li vado a prendere, li passo nella farina. Questa non serve più. Diamo una mescolata di nuovo alla nostra pastellina, che nel frattempo ha riposato in frigo. Così il freddo della pastella con lo shock termico dell'olio farà diventare l'esterno più croccante. E vado a pucciarli all'interno della pastella. Allora, facciamo una prova per l'olio. Se vedete che fa le bollicine vuol dire che ci siamo, è perfetto. Ecco, non friggete ad olio violentissimo, perché sennò andrete a bruciarlo fuori e tenerlo crudo dentro. Io manterrei l'olio a una temperatura di fra i 150 e i 160 gradi. A tal proposito è anche giusto non mettere tanti pezzettini di carne all'interno, sennò andiamo ad abbassare troppo la temperatura dell'olio.
così sono più che sufficienti. E una volta cotti li lasciate riposare un attimo dentro una ciotola con una carta assorbente, anzi ce li mettiamo subito e andiamo avanti con il prossimo passaggio, che è quello di preparare, dare una scottatina alle verdure. Allora, prendete una bella padella, filo d'olio d'oliva, lasciamo un attimo che si scaldi, andiamo a inserire dentro i nostri peperoni e le cipolle, le lasciamo andare 2-3 minuti, non devono, devono rimanere abbastanza croccanti. Pizzico di sale, allora mentre che si stanno cuocendo i peperoni e la cipolla, vado a mettere in una ciotolina uno, due, tre, quattro cucchiai di aceto. Uno, due, tre, quattro cucchiai di salsa di soia. Questo è ketchup. Io utilizzo il ketchup, ma voi potete utilizzare anche la passata di pomodoro, però questo qua è già un pochino più saporito. Sale. Vado a, la fecola che è rimasta la vado a sciogliere nell'acqua, bene. È sufficiente. La tiro via. Nella stessa pentola vado a metterci questo intruglio che ho preparato. Assieme a un cucchiaio di miele, se non volete metterci il miele ci mettete lo zucchero, io ci metto il miele perché mi piace di più, via. Aggiungo l'acqua, un bicchiere con la fecola di patate, e lo fate andare finché non si ritira un po'. Ok, appena vedete che inizia a ritirarsi un po', vado a buttarci dentro l'ananas. Se vi piace a pezzi più piccoli potete farlo anche più piccolo, adesso io l'ho fatto un pochino grandicello. Guardate come si sta addensando la salsa. Aggiungo i peperoni e la cipolla. E infine aggiungo i miei bocconcini di maiale. Cercate di farli girar bene nella pentola, che prendano la salsina intorno, così la croccantezza della crosta
e l'agrodolce vi daranno quel non so che di cinese. Ecco, guardate, maiale in agrodolce. Bene, non mi resta che impiattare. Molto casalingo, però direi che sia, secondo me è buono, eh? Adesso andiamo a sentire. Va bene, andiamo con la prova assaggio. Allora, tenero e tenero, perché la forchetta si è infilzata bene. Agrodolce, agrodolce. Buono. Adesso lo sento con ananas e poi anche il peperone, se riesco a prenderlo su. Perfetto. È proprio buono. Poi la carne è fatta in questa maniera, è diventata tenera. Buono. Mi fermo, se no la mangio tutta. Allora, gli ingredienti li trovate nell'info box per realizzare questo quantitativo di maiale in agrodolce. Mia ricetta personale, eh? Non guardate l'originale, questo è un maiale in agrodolce, bocconcini di maiale in agrodolce alla Davide. Quindi non c'è nessun altro che ce l'ha uguale alla mia la ricetta. Quindi vi ringrazio per la visione, il piatto è venuto perfetto, buonissimo. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al mio canale, cliccate qua in alto a destra, mettete un mi piace e se avete delle domande riguardanti al piatto, me le mettete sotto nell'info box. Io direi che con questo la ricetta si conclude, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao! Gabri, è buonissimo, vuoi venire a assaggiarlo?